Buongiorno ragazzi, bentornati nel canale Impariamo e Ripariamo. Continuate a iscrivervi e continueremo insieme a imparare sempre cose nuove. Oggi vi farò andare a vedere come incollare un bordo, un altro trucchetto, se non abbiamo né morse lunghe, né morse corte, né cunei. Come facciamo ad andare a incollare un bordo senza queste tre cose qua? Andiamo a vedere nel dettaglio. Allora ragazzi, per prima cosa ci serve? Ci serve dello spago, ok? Dello spago. Noi andiamo a tagliare 4-5 volte la lunghezza del nostro pezzo che vogliamo incollare, ok? Quindi una, abbondanti anche, due, tre, quattro e cinque. Tagliamo un pezzo così e ne facciamo due uguali. Due pezzi uguali. Fatto questo, ragazzi, ogni spago lo prendiamo e lo andiamo a piegare in due. Ok? Lo facciamo doppio e lo posiamo sotto il nostro piano. Più o meno. Un po' lasciamo meno dalla parte dove incolliamo la fascetta e di più dove andremo a incollare, dove andremo a mettere il tacco. Facciamo lo stesso procedimento. Ok, e andiamo a posizionare anche il secondo spago. Fatto questo, ragazzi, diamo la colla sul nostro bordo. Mettiamo la nostra fascetta, che sarà leggermente ovviamente più larga, e andiamo a dargli due punti di spago per tenerla ferma. Posizioniamo il piano. Poi abbiamo preparato due pezzi di listelli larghi come la fascetta, ok? Andiamo a metterle uno di qua e uno di là. Fatto questo, cosa facciamo? Prendiamo il nostro spago, lo passiamo dentro. E andiamo a fare un nodo un po' più largo, non serve che sia tirato tirato, in questa maniera qua, in modo da bloccare il nostro spago. Ok? Facciamo in tutti e due i nostri lati. Ok? Non serve che siano uguali, ragazzi. Possiamo farli anche diversi. Ok. Ora prendiamo due listellini, due chiodi e un martello. Infiliamo il nostro listello dentro il nodo che abbiamo fatto e iniziamo a far girare il nostro spago. Giriamo, giriamo, giriamo. Quando arriviamo alla pressione giusta, prendiamo il nostro chiodo che non andrà a essere piantato sulla fascetta, ma andrà sul listello che abbiamo aggiunto. Ci diamo ancora un mezzo giro da tirarla bene. Piantiamo il nostro chiodo appena appena e molliamo. Ripetiamo l'operazione dall'altra parte. Anche i listelli bastano quattro pezzettini di scarto. Tiriamo bene. Se avete della corda, ancora meglio, ma si può fare anche tranquillamente con dello spago. Piantiamo il chiodino e molliamo. Il nostro piano, come potete vedere, è incollato. Ok? Non abbiamo messo chiodi. Non abbiamo usato morse e vi garantisco che una volta che asciutto questo qua rimane perfettamente aderente. Ora lo andiamo a vedere un attimino da vicino. Ecco ragazzi, come potete vedere,
la nostra fascetta a tirato è un metodo alternativo per incollare una fascetta. Ovviamente se usate della corda riuscite a tirarlo più forte perché è un po' più dura. Con lo spago rischiamo che si strappa. Ma comunque per una fascetta così sottile va benissimo anche del semplice spago. Ecco fatto ragazzi, un'altra idea, un altro sistema simpatico, facile e un altro trucco, ok? Per questo video è tutto, vi invito sempre a iscrivervi al mio canale, arriveranno tanti altri video e mi fa piacere insegnarvi tante cose nuove che magari voi non sapete. Per questo video è tutto, dicevo, un saluto da Diego il falegname.